Dopo una partita del genere, per voi difensori c'è da essere soddisfatti. È mancato però l'acuto, è mancato insomma il Foggia in fase di concretizzazione, e non è la prima volta lontanamente. Sì, purtroppo siamo stati sfortunati, volevamo a tutti i costi una vittoria, però siamo stati bravi a non prendere nemmeno gol. Purtroppo quando non si può vincere non si deve nemmeno perdere, quindi siamo stati sempre lì sul pezzo, concentrati, ci è venuto a mancare il gol, cosa che una vittoria. È mancato solo il gol in questo Foggia o è mancato anche un po' di iniziativa per provare poi a crearsi le occasioni per fare gol? Sì, vabbè, mancato il gol, mancato le iniziative, purtroppo quando le squadre si vogliono tutte e due vincere una partita si lotta in mezzo al campo e si chiudono tutte in difesa. Come l'hanno fatto loro, noi cercavamo di segnare, però loro erano una buona squadra, comunque ha subito solo 8 reti, penso, in tutto il campionato, quindi è comunque una buona squadra che è ben messa dietro, e quindi è venuto a mancare il gol che volevamo. Il gioco abbiamo cercato di farlo, però purtroppo... Questa è la consapevolezza che diventa sempre più difficile guardare avanti in classifica. Diventa difficile, però nulla è impossibile, dobbiamo continuarci a credere. Dobbiamo continuare a crederci perché niente è impossibile. Ora rimettiamoci subito in corsa la partita di domenica, da martedì stiamo di nuovo sul pezzo come facciamo sempre.